a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono un po' incessa a pedali, non ci fate caso. Comunque sia, siccome si sta avvicinando Halloween, io ho pensato di creare una serie di snackettini a tema Halloween. Infatti qui abbiamo un sacco di robina. Allora, io comincerei subito con le cose che poi vanno in forno. Quello che vi serve è una pasta per pizza. Io non ho trovato la pasta per pizza, ci arrangiamo con la pasta brisée. Se volete farlo con la pasta sfoglia, fatelo con la pasta sfoglia. Il mio consiglio era farlo con la pasta per pizza. Per fare che cosa? Le mummie di Wurstel, per cui abbiamo la pasta brisée e i wurstellini all'attacco. Si sta aprendo tutto nuovo. Lascialo bollire finché è morta, non lo separi. Allora, quello che dovete fare è tagliare delle striscioline di pasta. Non ce ne frega niente che siano Non ce ne frega niente che siano regolari o meno, basta che siano delle striscioline. Questo rumore di sottofondo che sentite, questo tutum tutum, sono le uova bollite perché dovremmo andare a fare un'altra ricetta con le uova. Allora, prendiamo un wurstel e lo fasciamo di pasta come fosse appunto una mummia. Per cui gli facciamo il turbantino, poi gli lasciamo lo spazio per gli occhietti. Comando, incrociate un pochino le bende, il bendaggio. Non è assolutamente necessario che sia perfetto, anzi, al contrario. Più è imperfetto, più mummioso sarà. Ok, adesso è bruttino, però poi in cottura diventa più caruccio. Ok. E lo appoggiamo qui e proseguiamo con tutti gli altri. Allora, queste sono le nostre mummiettine di Wurstellino. Adesso, sempre con questa pasta brisée che abbiamo qui, prima facciamo delle pizzettine sia ragnettose che mummiose. Allora, prendete un bicchiere, un coppapasta, quello che avete, e fate delle formine a cerchio, che in realtà potreste anche tagliare col coltello perché essendo una cosa di Halloween non è necessario che siano precise, ma siccome io sono psicopatica e sono precisa. Ok, allora abbiamo fatto le nostre pizzettine. Io le ripongo sulla teglia. Bene, adesso che abbiamo fatto questi cerchietti, non vi preoccupate se vedete che sono irregolari, perché tanto essendo che è una cosa di Halloween, deve essere vomitevole, ok? Allora, quello che io volevo fare è fare metà salata e metà dolce, per cui alcuni dischetti non li tocchiamo, li facciamo semplicemente cuocere, siccome appunto è pasta brisée ci viene questa volta in aiuto e poi li condiremo magari con del cioccolato, della Nutella, vedremo. E gli altri invece li andremo a condire, ovviamente con un po' di salsa normale, io l'ho condita con un po' di sale, olio, pepe, erba cipollina, prezzemolo, voi li potete mettere quello che volete. Adesso una cosa che dobbiamo fare è prendere non solo il formaggio, ma anche delle olive nere, nello specifico denocciolate perché è più facile. E con queste olivette nere denocciolate cosa andiamo a fare? Prima di tutto facciamo delle pizzette ragna della ragno, per cui in quelle ragna della ragno Cos? andremo ragna della ragno, in quelle ragna della ragno andremo ad apporre una fettina di formaggio e poi il ragnetto sopra. Il ragnetto sopra che consiste nel tagliare a metà un'oliva. Vedete? Metterla sul formaggio e poi con l'altra metà dell'oliva tagliare delle listarelle piccole, 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 Senza affettarsi il dito. senza affettarsi il dito, ovviamente. Ok, con queste qua piccoline, piccoline, con le listarelle che abbiamo ottenuto, andiamo a fare le zampette del ragno. Allora, dopo aver fatto queste qua a ragno, che non so se si riesce a vedere per bene, poi quando si scioglierà il formaggio loro si muoveranno, ma niente. Stai facendo danno! Non si vede da me. Ho capito, però stiamo facendo danno. Adesso invece faremo sempre con delle olive, le tagliamo a occhio, diciamo così, in modo tale che andiamo a fare gli occhi delle mummie, perché faremo delle pizzette a mummia. Allora, adesso con questo formaggio invece tagliato a listarelle, che la buona Danielina ha tagliato a listarelle, noi andremo a creare queste listarelle in modo tale da fare tipo le fasciature delle bende delle mummie. Poi mettiamo gli occhietti. E
e ancora fasciature anche di sopra. Non è carina? Eh? Sì. Sì. Aspetta. Ecco qui. Più su. Queste sono le mummiette, i ragnetti e le mummiette di Wustel. Adesso andremo a fare, sempre con i Wustel, le dita di strega. Cosa si fa con i Wustel? Si prende il Wustel e si incide in modo tale da toglierne un pezzettino, in modo tale che questa parte qui funga da appoggio per l'unghia, diciamo così, l'unghia che andremo ad apporre ovviamente in un secondo momento di decorazione. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo andare a ricreare le intacche delle nocche e delle dita. Per cui con un coltellino andiamo a creare 3 o 4 pieghette, cercando di arrotondare il più possibile, togliendo qualche pezzetto anche. Non deve assolutamente essere al solito una cosa precisa e perfetta, eh? Semplicemente dare l'idea. Ok. Una volta che abbiamo creato appunto queste spacchettine, che poi in cottura verranno più carine, andiamo ad infornare il tutto. Andiamo. Adesso prendiamo 2 uova sode e facciamo gli occhi d'orco. In che consistono questi occhi di orco? Tagliamo 2 uova sode a metà, di lungo ovviamente. Ovviamente. Così. Poi l'interno dell'uovo, il rosso, lo mettiamo in una ciotolina. Ok, adesso quello che andiamo a fare è schiacciare i rossi dell'uovo con un cucchiaino di maionese e io poi metto un po' di aromi, per cui un po' di erba cipollina e un po' di prezzemolo già tritati. Schiacciamo. Che questo intingolino è pronto, andremo a riempire sempre la cavità dell'uovo con questo intingolo. Ok, adesso che abbiamo riempito di nuovo, andiamo sempre a prendere delle olive nere per fare gli occhi, cioè per fare più che altro la... come si chiama? L'iride? Ha fatto colorata dell'occhio, ah! La soddisfazione di questa donna. Ehi! Adesso una cosa che io vorrei fare è creare le venature degli occhi. Volevo fare appunto le venature degli occhi tipo Willy il Coyote, per cui che cosa faccio? Prendo un pezzettino di carta forno, lo metto in doppio, lo giro a cono e creo una specie di sacca poche homemade. Homemade sacca poche, per chi? Oh, ok. Dopodiché gli metterò, lo riempirò di ketchup e piano piano andrò a fare le venature. Bene, e così abbiamo creato l'effetto occhietto insanguinato, capillare rotto, quel che vi pare. Andrei a preparare una delle ultime pietanze, che sono dei tramezzini a forma di tomba, ripieni di patè di tonno in questo caso. Andiamo a vedere come si fanno. In realtà questa è la prima volta che le faccio, perciò se mi vengono male... Abbiate pietà. Esatto, abbiate pietà. Allora, quello che andiamo a fare è stendere un goccino di maionese, giusto uno strato sottile. Adesso, dopo aver steso uno strato di maionese, stendiamo un po' di patè di tonno, ma in realtà il tramezzino lo potete fare con tutto quello che vi pare. Io ho preso questo perché era più comodo. E poi c'è di diversi gusti, non c'è solo il tonno. Questa era una sottolineatura che non ho compreso, non ti piace?
Ah, era per comunicare che possono scegliere tante cose. Dai attenzione che ci sta mettendo. Sono una vignola, io perfezionista. Ma sì. Ho sfasciato la vignoleria in questo modo. Molto bene. Adesso andiamo a ricoprire. Schiacciamo un pochino. Bene, adesso con un bel coltello pulito e tagliente dovremmo andare a ritagliare delle tombine. Per cui prima tagliamo dei rettangolini. Dopo aver tagliato i rettangolini, cerchiamo di modellare il pane a mo' di bara. Per cui fare smussare gli angoletti. Che io mi posso mangiare? Certo. E nuovamente smussare gli angoli di sotto, che sono un po' più grandi. Buono. Aspetta, facciamo la prova qualità. Ottimo. Guardate che carino. Vero? Molto. Bene. E via dicendo. Bene, dopo aver fatto tutte queste piccole barette inquietanti, sempre con il ketchup nella sacca poche, andremo a scrivere sopra RIP, se ci riesco. Ah no! Dammi che faccio una foto qua, così fai... Guardate che bellino mi è venuto, potevo lavorare in pasticceria io, ragazzi, cioè... Ok, amici, allora, con i dischetti di pasta brisè, che si sono aranciati, facciamo finta che siano arancioni super, sempre con il nostro sac à poche homemade, mettiamo una bella cucchiaiata di Nutella inside la sac à poche, anche due cucchiaiate, e decoriamo un po' come ci pare, tipo questo che è tutto storto, io farei la faccia di un fantasma, uno smile. Vabbè, in realtà voleva essere un fantasma, mi brutto uno smile perché il mio animo è sempre allegro, capito? Non è molto allowinoso. Questo che è un po' più da zucca, vediamo se mi riesce, anzi questa è più una zucca. Vediamo se mi riesce da fare una classica faccia da zucca. Abbiamo concluso anche i dolcetti, questo qua doveva essere un fantasma inquietante e venuto uno smile. Si sa perché, però mi hai fatto un fantasma inquietante, questa è una zucca cattiva e spero che si veda. E poi le spider web, ovviamente, la ragnatila. Bene, così avremo anche il dolcetto con la Nutella. Nutella? Ok. Procediamo con le decorazioni di ciò che abbiamo messo in forno prima. Bene, amici, adesso ho recuperato dal forno le mummiette che andremo a decorare con un pochino soltanto di ketchup per fare appunto gli occhi arrossati, rosso fuoco, fiamme dell'inferno. Sperando che... Ma non ti conviene farlo in un piatto e con la punta del coltello li decori invece di rovinare tutte cose? Tu dici. Io metto le mani sopra. Ecco qui i mummiettosi! Bene. Andiamoli a posizionare nel loro letto di morte. E adesso non ci resta che finalmente terminare questa sezione di cooking che per voi saranno pochi minuti, forse anche più di pochi minuti, non lo so, però per noi sono tipo 2 ore che cuciniamo, che cucino, lei assiste. Comunque adesso andiamo a decorare invece le unghie, le dita, che come vi dicevo, vedete? No, giralo di più verso... Sì, era per far vedere l'inclinazione. Sembrano proprio delle dita, quindi adesso le andiamo a spalmare nella parte che abbiamo tagliato dove doveva stare l'unghio. Spalmare con un pochino di ketchup. Dopodiché prendiamo sempre le nostre olive nere, ma in realtà potete mettere delle mandorle o i peperoni verdi tagliati a rettangolino. Noi prendiamo la nostra solita olivaccia, la tagliamo in due e quindi ci viene... un dito con un unghio emo, amici. E cari ragazzi, questo è quanto. Queste sono tutte le ricettine. In realtà ne avevo pensato anche un'altra,
però mi mancava la materia prima. E quindi niente, spero che tutto questo vi piaccia, che abbiate apprezzato lo sforzo e che se avrete, ne so, delle festucciuole di Halloween, rivedrete tutto quello che vi ho fatto vedere. E niente, quindi io vi saluto, per oggi è tutto, ma vi dico che probabilmente io e Dani stasera resteremo assieme e ci mangeremo tutto questo. E quindi ovviamente cibo chiama mukbang, quindi stasera probabilmente mukbang di Halloween, in cui ci mangeremo tutte queste cosine strepitose, sentendoci praticamente male perché è una giornata che mangiamo male. Ma non fa niente perché noi abbiamo gli stomaci forti, quindi a presto vedrete anche, a presto, a breve vedrete anche il mukbang di queste cosine di Halloween. Quindi adesso io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, seguitemi su Instagram giulia.d.bernardo, iscrivetevi e lasciate un like e Francesca non fare No, si è aperta la porta alle tue spalle. I fantasmi a proposito di Halloween. cosa dovevo dire? Tutto detto. Stavi dicendo Giulia, punto. Giulia.d.bernardo, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate le notifiche. A presto!